Io c'avevo un negozio, un ristorante, un centro di alimentazione biologica, te l'ho detto, no? E mamma era una cliente di questo posto. Senti, ti volevo fare delle domande sulla storia d'amore fra te e Babbo. Ah, senti un po', come mai? Perché sono curiosa. Comprava soprattutto i lecca lecca biologici all'acero. Senti, io andavo a comprare dei biscotti di farro e miele, me lo ricordo sempre, perché ce l'aveva solo Babbo, erano buonissimi. Sei proprio sicura? Sì. Sicurissima, è la tua ultima risposta? Sì? Perché non mi risulta. Ah no? E cosa ti risulta? Sentiamo. I lecca lecca È all'acero. vero, ma mi vergognavo di dirlo, anche quelli. Ma fra voi due, chi è che ha fatto il primo passo? Chi è che ha conquistato? Questo io. Una volta che siamo usciti è stato dopo che mamma aveva fatto il primo passo, perché mi aveva chiamato per dire se avevo voglia di prendere un caffè con lei. E lui mi ha detto: ma senti, io giovedì vado a Firenze. Quindi se vuoi si può andare insieme e si cena insieme, magari al ristorante indiano. Sopra Firenze, a Fiesole. Bello? A me piaceva tantissimo. Mi ha detto: ma guarda te, ho chiesto un caffè, ho vinto una cena. Ma qual è stata la frase che vi ha fatto innamorare? Senti, mi ha detto una cosa che... Cosa ti ha Mi ha detto? detto: no, perché io con te non voglio una storia così alla leggera, di pochi giorni. E io ho pensato: ci siamo visti 3 ore, senti com'è sicuro di sé. Mi ha fatto un po' scoccare la scintilla alla fine della chiacchierata. Primo appuntamento, mi ricordo addirittura che una volta sono andati appuntamenti e sono arrivato in canoa. Mi giro da una strada e dall'altra, poi guardo il mare, a un certo punto vedo un kayak giallo e uno che veniva pagaiando, che era Babbo. Ma secondo te perché mamma si è innamorata di te? Perché vendevo i lecca lecca al succo d'acero. Prima di tutto penso, al di là delle parole, la cosa che mi ha sempre colpito di Babbo fin dall'inizio erano gli occhi. Era diversa Dalle altre. dalle altre, cioè aveva queste unghie nere, capelli neri. Secondo me ci siamo attratti tipo poli opposti. Poi Il sì. piercing al naso sembrava un tipo tosto. Era un po' diversa, sì. Chi è che ha chiesto all'altro di sposarlo? Ma io penso che abbiamo deciso insieme, era una cosa naturale. La richiesta ufficiale in ginocchio come non me l'ha fatta il tuo babbo, però una volta che eravamo sul treno, che lui, mentre si chiacchierava, mi ha guardato e poi mi ha detto: ma noi ci si sposa, vero? Ma com'è che oggi mi fate queste domande? Non è che ti sei innamorato anche te? No! Ancora presto? Per ora sei innamorato di un calcio. E di te e mamma. Wow.